Allora amici, eccoci di nuovo insieme, Eboli in pillole con il suo rotocalco settimanale e oggi ci occuperemo di Movimento 5 Stelle. Sono con noi Francesco e Marianna, e sono sempre con voi Luigi Squillante e quindi presentiamo un attimo questo Movimento 5 Stelle in generale a livello nazionale e poi passeremo un poco a occuparci del Movimento 5 Stelle locale, quindi ad Eboli. Movimento 5 Stelle cosa rappresenta? Il Movimento 5 Stelle, innanzitutto dobbiamo precisare, non è un partito. Il Movimento 5 Stelle è un metodo. Infatti ha il suo non statuto. Il non statuto, esatto. Statuto. È un metodo. Un metodo che possono abbracciare chiunque, tutti i cittadini che hanno intenzione, soprattutto per il bene comune, possono abbracciare gli intenti del Movimento. Noi a Eboli sono un paio d'anni che stiamo operando. All'inizio eravamo in pochi, eravamo quelle 4-5 persone. Piano piano si sono avvicinate sempre più persone. Ci sono stati anche periodi che siamo stati 40-50 persone a fare i nostri meetup. Poi comunque, proprio per una questione proprio di natura, pian piano si sono persi coloro che magari avevano abbracciato l'idea di salire sul carro dei vincenti e quindi il gruppo si è snellito, ma in realtà si è rafforzato, perché chi è rimasto nel gruppo sono quelli che sono i veri attivisti. Cioè, noi passiamo giornate, passiamo riunioni a studiare gli atti del comune, a studiare le delibere, anche se molte volte veniamo presi in giro perché siamo troppo studenti, sembriamo secchioni. Invece il fatto è questo, noi non siamo politici, noi siamo semplici cittadini che vogliamo l'unico scopo comune è proprio il bene comune. Per poterlo fare, e questo è quello che ci ha dato l'input di attivarci, è semplicemente informarci e cercare di informare i cittadini su quello che succede nel nostro comune. Questo è quello che bene o male facciamo. Ci siamo dati delle regole o non regole per poter incominciare un percorso anche di attivismo e di coinvolgimento. Facciamo dei gruppi di lavoro, abbiamo fatto il sito, chi si dedica all'immondizia, chi si dedica alle rinnovabili. Abbiamo fatto delibere d'eterne. Allora, io ho visto, così spulciando un po' su quello che è il vostro sito e ovviamente anche il contatto Facebook, quelle che sono state negli anni passati le vostre denunce. Quindi visto denuncia per quanto riguarda l'energia elettrica, un appalto di 20 anni, un costo stimato in oltre 7 milioni, costo dell'energia abbastanza caro, pagato caro rispetto a una media nazionale del 50%. Esatto. Quindi... Queste sono tutte quelle cose che ci rimangono un pochettino sconvolti, perché oggigiorno che ci sono tanti metodi per risparmiare, soprattutto sull'energia, quindi stiamo parlando di energia alternativa, parliamo di energia LED, parliamo di tante piccole cose che potremmo tranquillamente risparmiare sull'energia che consumiamo. Il gestore dell'energia, quello non sappiamo il perché, è stato scelto un gestore francese, se non erro, con paghiamo un'energia più alta, insomma, 0,09 esatto, rispetto a 0,05 che è la media nazionale, quella che paga di più a Trieste, una cosa del genere, che pagano lo 0,87, quindi noi siamo proprio oltre. Al di sopra, siamo oltre. Queste cose scellerate, queste scelte scellerate che portano poi ad arrivare ad oggi che parlano di 54 milioni di debiti del comune. Allora, l'amministrazione comunale... 54, c'è chi dice che siano molti di più, però. Nel frattempo parliamo di 54, questo è un dato certo, 54 milioni di euro, certo, e noi dobbiamo accertare. Noi dobbiamo capire se 4 anni fa ne parlavamo di 48, oggi siamo dopo 4 anni, quindi teoricamente dovevamo ridurre almeno. Visto l'aumento delle tasse, aumento di tutto, e poi ne parliamo piano piano anche di questo, che è una cosa importantissima, l'aumento delle tasse, perché ad aumento di tasse
vuol dire che c'è qualcosa in più che deve avere il cittadino. Qui invece sembra che l'aumento di tasse sia a livello comunale o a livello nazionale, che poi a livello comunale non è altro che un ombrione del nazionale, che vanno di pari passo. Sì, ma i trasferimenti dello Stato diminuiscono, Francesco, quindi voglio dire, sì, dobbiamo spezzare una lancia. Diminuiscono da una parte, aumentano dall'altra. Il problema è questo. Beh, è che dimenticare che noi abbiamo pagato adesso l'IMU. Sì, a differenza di no, ma l'avevano tolta l'IMU, quello non è l'IMU. No, infatti l'abbiamo pagata anche cara. Molto cara. Sì, rispetto quello che mi interesserebbe dire è che tutti gli argomenti che fanno riferimento al nostro comune e che appunto ci portano a pensare che ci siano sprechi un po' ovunque, ci portano, almeno a me personalmente, mi portano a dire che quello che è necessario è che ci sia una classe dirigente che sia fondamentalmente diversa da quello che abbiamo visto fino ad oggi. Il nostro comune non è altro che lo specchio della politica e del governo nazionale, e si muove così come si muove il nostro governo nazionale, cioè con mille sprechi ovunque. Io, leggendo delibere e determine, leggevo di un trasferimento che viene fatto ad un privato cittadino per avere un servizio di scuola materna dal 1999 con un affidamento diretto per un importo pari a 14.000 euro all'anno, per tenere 44 bambini in una scuola materna che sono dei garage, uno spazio veramente limitato, in località Casarsa, quando a Casarsa esiste una scuola elementare. Sì, io sono andata lì e l'ho vista, perché non potevo credere che ci fosse uno spreco così evidente. Tra l'altro, questi 14.000 euro all'anno che il comune versa a questo singolo cittadino, a questo privato cittadino, e li versa con un affidamento diretto avvenuto nel 1999 solo per l'affitto del locale. Hanno secondo me reso impossibile all'ente comune pagare per tenere in buono stato la scuola lì a Casarsa, perché sappiamo bene quante poche risorse ci sono per la scuola e sappiamo bene che le scuole materne, elementari e medie vivono, almeno per le spese correnti, di soldi trasferiti dall'ente comune. Quindi se località Casarsa probabilmente potrà costare X, e quindi quella scuola elementare, che è veramente fatiscente, in questi anni, dal 99 al 2013, 14.000 euro all'anno, fanno più di 100.000 euro. Quella scuola sarebbe stata rifatta da capo, e in quella scuola sicuramente ci sono gli spazi per ospitare 44 bambini. E quella scuola materna gode di due maestre, due bidelle, la scodellatrice. Cioè, voglio dire, questi sono sprechi. E quella che è l'attività del Movimento 5 Stelle, o l'approccio delle persone del Movimento 5 Stelle, è proprio qui. Noi dobbiamo pensare al benessere collettivo e mai, mai, mai al benessere personale ed individuale delle persone. Ed è questo l'approccio, è questo quello che vogliamo. Saremo e potremo essere impreparati su miliardi e milioni di temi, e lo saremo finché non arriveremo a capire, ad avere le carte in mano, perché così come si sono presentati le persone prima di noi, che sicuramente non avevano mai amministrato e che poi si sono ritrovati ad amministrare, voglio dire, io non penso che loro sapevano come si muoveva la macchina comunale. E in fondo i 160 deputati che in questo momento sono al governo, prima di arrivare al governo, non sapevano quello che si sarebbero trovati, però ad oggi noi li vediamo e vediamo come si muovono. Sono sicuramente preparati, sono sicuramente coerenti, fanno il bene della collettività. È questo l'approccio che noi vorremmo avere, ed è questo il gruppo che stiamo tentando di creare ad Eboli, con tutta la fatica che ci vuole, perché veramente ci vuole fatica a discernere e a capire l'approccio delle persone. E la differenza, scusa, la differenza sostanziale da noi che siamo attivisti e chi effettivamente lo fa di mestiere, che noi, oltre a fare l'attivismo, noi abbiamo una famiglia e abbiamo il lavoro, quindi il nostro tempo è anche ridotto, abbiamo il tempo cosa? Limitato. Molti di noi, ecco, la vita personale, non dico la vita, l'ha annullata, perché comunque per studiare le carte, per fare le riunioni, per organizzarci, per fare tante cose, comunque devi togliere il tempo a qualche parte, al sonno già è stato tolto abbastanza, quindi
quello è lo spazio. Siamo tutti padri e madri di famiglie o giovani. La cosa bella, la cosa che mi colpisce di più è quando si avvicinano i ventenni. Sono la risorsa più importante che possiamo avere. Siamo a caccia di giovani perché il futuro è tutto loro. E quindi sono una risorsa importante. Sono, diciamo, quelle bombe che sono un po' vaganti che devono esplodere al momento giusto. E speriamo che esplodano bene. Allora, abbiamo visto un po' la scuola, quindi abbiamo visto questo problema della scuola materna, abbiamo parlato un po' anche del problema dell'illuminazione. Ho visto il progetto, quello che viene portato avanti per quanto riguarda l'energia elettrica, ho visto un approccio per quanto riguarda le maree. Ah, il ripascimento, le abbiamo persi le 70 minuti. Questa è un'idea che nasce, se non sbaglio, in America, è stata sviluppata in Svezia una ventina di anni fa. Sì. E quindi un progetto a lungo termine che è stato sviluppato e che sta andando avanti e che sta dando grandi soddisfazioni, perché in effetti loro riescono a sopravvivere soltanto con quel tipo di energia, quindi certo. Abbattimento per quanto riguarda gli idrocarburi, quindi energia rinnovabile pulita. Certo. Quel progetto avrebbe avuto bisogno di tanti tecnici intorno. Tanti tecnici intorno, e poi diciamo che sarebbe stato anche salutare per la nostra costiera. Certo. Fascia costiera che sappiamo benissimo in che condizioni si trova. Per quanto riguarda il progetto della fascia costiera, ecco, volevo precisare. Noi siamo stati invitati a prendere atto da parte del Legambiente del progetto. E ringraziamo Legambiente per averci coinvolto. Il problema è che nel momento in cui siamo stati coinvolti, oppure si volevano accendere gli animi di questo progetto, il progetto già era in fase definitiva, quindi non si poteva fare un bel nulla, tranne dare delle linee guida al progetto, nel senso che l'unico modo, è un modo proprio di principio anche progettuale, nel movimento. Noi non dobbiamo pensare ad oggi, dobbiamo pensare al domani, dobbiamo cercare di ricavare più benessere, più cose possibili, ma nel domani e non nell'istantaneo. Cosa c'è anche nell'istantaneo? Quello che forse guasta. Non possiamo godere noi, però può essere. Esatto, può essere un ci sono, la tecnologia ormai è qualcosa che noi ma stiamo parlando e automaticamente già stanno uscendo nuovi LED, nuove cose, stanno andando avanti. Quindi perché ogni qualvolta si parla di progettazione, soprattutto sul territorio, quando parliamo di progettazioni assoluto di milioni di euro, non vengono mai in considerazione il benessere, il futuro, quello che possiamo ricavare energeticamente dai progetti. Tutti i progetti, il progetto energia, magari se si parlerà in seguito, sarà un progetto a parte rispetto agli altri progetti, invece non è così, deve essere un qualcosa di completo, perché non è possibile che noi facciamo quel tipo di progetto li prevedeva delle lingue in mezzo al mare, dei pennelli in mezzo al mare, da lì qualcosa dobbiamo fare, perché altrimenti noi mettiamo queste strutture in mezzo al mare senza scopo, cioè soltanto perché non deve rodere la spiaggia, che anche lì poi noi non siamo tecnici, delle barriere che in effetti servivano appunto ad evitare che la spiaggia questi ultimi anni è successo che credo non sia stato fatto nulla. Assolutamente, non è stato fatto nulla e tanto meno sarà fatto nulla adesso. In 10 anni, diciamo che la nostra fascia costiera, quella ebolitana, è rimasta quasi la stessa, anzi credo che il mare ha mangiato metri e metri di sabbia, quelli che erano in effetti i lidi che si sono poi sviluppati nel tempo sono rimasti ben pochi, perché poi problemi su problemi non c'è stato mai intervento serio. E credo che adesso la provincia abbia dato il via libera, non so se sia vero o no, per appunto il rifacimento della fascia costiera nostra, però è ancora tutto da vedere. Perché noi abbiamo una rappresentazione di quella che doveva essere una delle più belle fasce costiere, con la passeggiata su bicicletta, quindi
una delle più lunghe d'Italia, se non d'Europa, che poi altro non è rimasto che un... Ma se ne facciamo, se ne facciamo una cattedrale in un deserto, non è che ha vita lunga, non è mai vita lunga. Dunque, parliamo adesso di sanità. Mi sono occupato nelle settimane scorse del problema dell'ospedale di Eboli, quindi in questi giorni appunto Squillante ha dato l'ok per quelli che sono i suoi progetti. Guardi, in merito all'ospedale noi non possiamo entrare nelle decisioni politiche di come o non come fare. L'obiettivo deve essere sempre quello, deve essere il bene comune. Il problema è che qui sembra tanto che si vogliono spostare somme, esagerare per vedere il ricavo dove c'è, dove più si può ricavare. Noi dobbiamo pensare alla collettività. Non possiamo pensare che il reparto pediatria debba essere chiuso a Eboli, e quindi una mamma con un bambino ammalato che sta gravemente deve mettersi in macchina e cercare il posto libero in qualsiasi ospedale. Noi dobbiamo cercare di dare anche un servizio a livello sanitario, quindi va bene tutto, ma l'importante è che sia sempre rivolto verso il bene comune. Noi staremo attenti, stiamo studiando per quanto riguarda l'ospedale. Sembra che in effetti Squillante abbia dato... Ha dato proprio la garanzia dell'ospedale, sì, ma è fin quando, come si dice, la chiusura, credo che sia proprio alla chiusura. La chiusura di pediatria, credo, sì, di questi sì, giorni. Stamattina leggevo qualcosa di aspettiamo perché tanto non siamo sotto alle elezioni, quindi non penso che facciano queste sì, cose così eclatanti. Esatto, poi quindi cerchiamo di vigilare quella che è poi questa propaganda elettorale, perché tra non molto, diciamo, siamo già dentro abbondantemente, anche se diciamo sta partendo un po' in sordina, sì. A differenza degli altri anni non è quella... Può sembrare, in realtà io le dico che non è in sordina, perché gli attacchi che sta ricevendo i nostri portavoci a livello nazionale, quello fa capire che siamo ben oltre alla campagna elettorale, perché un sindaco come De Luca non può attaccare De Battisti semplicemente perché lui prende una posizione diversa di Battisti e fa apparire che lui è un santo e Di Battista è semplicemente apostrofato santo, ma in realtà non è così. Stiamo parlando del diavolo e dell'acqua santa, non può essere che sta parlando da due. Sono due realtà diverse, stiamo ricevendo attacchi da tutte le parti. A livello politico, a livello giudiziario, però vi assicuro che sono soltanto piccole scrigge che devono semplicemente confondere le persone, perché le attività parlamentari dei nostri portavoce sono ben oltre, nel senso loro stanno presentando emendamenti, stanno anche definendo le leggi attraverso il sistema interattivo, stiamo definendo le leggi, stiamo facendo tutto, ma questo soprattutto per poter far sì che abbiamo già pronti ciò che deve essere presentato e portato a termine nel momento in cui ci sia un governo che voglia effettivamente sposare le idee di un cambiamento o di un miglioramento, perché non sempre bisogna cambiare, si può anche migliorare, ma improntato per il bene comune. Prima abbiamo parlato dell'IMU, che è stata sospesa, che poi è stata ripresa. Quest'altra ci hanno fatto passare l'IMU e ci hanno fatto passare Banca Italia. Ha detto che Banca, io ho sentito il presidente dell'AVI l'altra volta scorsa su Rai 2 che diceva che grazie a questa manovra di Banca Italia gli italiani non pagheranno l'IMU. Guardate, qua si può essere d'accordo, non d'accordo, però io dico un attimo, soffermiamoci. La Banca d'Italia aveva un valore di 450 milioni di euro, okay? Siamo partiti a 7 miliardi e mezzo di euro, sui 7 miliardi e mezzo chi li mette? Dice vabbè, ma chi adesso chi ha oltre il 5% li può vendere, ho capito, ci sono tempi, se non li vendono chi è che li deve acquistare? La Banca d'Italia essendo pubblica anche, ma chi ci mette i soldi, chi ci mette questa differenza, ce la mettiamo noi come italiani? Allora io mi domando, ma non da politico, attivista, io mi domando da un semplice cittadino, ma sti soldi a chi pigliano? Li prendono dalle tasche dello Stato e quindi prendono dalle tasche mie. Allora tutto questo mettere tasse, tutto questo che ha fatto Monti, tasse contro tasse, che cosa hanno servito? Ha semplicemente ad incrementare il denaro da parte dello Stato per fare alcune manovre che non servono agli italiani, ma servono ad altre robe, ad altre cose. Allora io questo mi chiedo. È una cosa così palese
che come si fa ad andare in TV a dire l'opposto? Le facce di bronzo ci sono, ma purtroppo ce le dobbiamo tenere. Allora, purtroppo. Senti, fino a un certo punto, in merito all'ospedale, sì. Le soluzioni intorno a quanti ospedali ci devono essere in un luogo, quanto devono distare i servizi dalle persone, possono essere molteplici. Prima si parlava della soluzione ospedale unico della Valle del Sele. Quello che voglio dire è che tutte le soluzioni vanno bene nella misura in cui servono per erogare servizi alla collettività. Per cui se è vero che ad Eboli non abbiamo, potremmo perdere pediatria, è anche vero che a Battipaglia hanno un reparto di pediatria più patologia neonatale, insomma hanno un reparto molto avanzato. Magari invece a Battipaglia mancherà cardiologia, mentre ad Eboli avremo cardiologia attrezzata. E allora è inutile fare politiche di quartiere, perché dire io ad Eboli voglio cardiologia, pediatria, significa che i soldi della collettività vengono buttati in 1000 servizi diversi e nessuno è efficace per rispondere alle esigenze della collettività. Quindi niente, questo. È tutto da vedere comunque, anche perché diciamo che se vengono fatti nella logica realizzare interventi seri e concreti va bene, il punto è l'approccio, sempre l'approccio. Se vengono fatti per raccogliere i voti di chi lavora a pediatria e non vuole andare a lavorare a Battipaglia, o viceversa a Battipaglia di chi lavora qui e non vuole, cioè voglio dire, qui perdiamo tutti e perdiamo tutto tanto, perdiamo proprio tanto, basta questa logica. Allora, ci stiamo preparando alle elezioni, giusto? Quali sono le vostre prospettive? Progetto? Progetto Eboli. Noi ci stiamo incontrando spesso. Questo solo tra di voi, come Movimento 5 Stelle, è l'unico candidato o... Queste sono di cose candidature che candidature e candidati non ne parliamo proprio. Quello che ci interessa è creare l'idea di Eboli che vorremmo. Allora, l'idea di Eboli che vorreste, qual è? In effetti, diciamo, siamo un po' all'inizio, mancano ancora 13 mesi, 14 mesi, quindi dobbiamo un po' vedere quelle che sono le vostre idee, giusto per prepararci, anche perché poi avremo modo di incontrarci poi nei prossimi mesi, l'idea vedere insieme. L'idea è l'idea da semplice cittadino, cioè io da semplice cittadino voglio vedere sulla strada che una volta che me l'asfaltano, ok, voglio continuare a camminarci con la macchina, non che il giorno dopo mi ritrovo la buca sull'asfalto, perché altrimenti la ditta che ha fatto quei lavori mi deve dire come ha messo l'asfalto lì sopra lì. L'idea è questa, cioè se si fa un qualcosa lo si deve fare per sempre, per il futuro, cioè dobbiamo far sì che qualsiasi lavoro venga fatto, venga controllato, ovvero ogni volta che si fa un contratto con una ditta nuova, se dobbiamo... La cosiddetta garanzia. Garanzia! È come gestire la propria casa, no? Io ho casa, devo guadagnare, devo mantenere la casa bella pulita, è un qualcosa che è naturale. Io non posso passare un giorno per Umberto Nobile e trovare le buche il giorno dopo che sono state rattoppate. Il giorno successivo che sono state riscavate, cioè che sono, la rattoppa non è servito niente. Oppure vedere dei marciapiedi che sono stati fatti 5-6 anni fa, rifatti di nuovo, cioè, ma perché amma rifare quei marciapiedi? Non ci stanno altri marciapiedi da fare, se sono così urgenti facciamo i marciapiedi. È una spesa che può essere utile. Stamattina qualcuno mi ha detto, la butto qui, che stanno mettendo i San Pietrini sulla statale. Non sono San Pietrini. Comunque, o diciamo un tipo di piastrella più costosa, chiamiamola così probabilmente. E invece lì dinanzi San Francesco, dove dinanzi al chiostro di San Francesco, stanno mettendo l'asfalto. Un po' la logica manca, perché magari il centro storico avresti dovuto trattarlo un po' meglio, però questi sono sempre, diciamo, i dettagli di un'amministrazione poco attenta, o meglio, poco suggerita da quello che è lo stato sociale più
non più basso, quello che vive la città, l'imprenditore, l'impiegato, il comune cittadino qualunque. Infatti noi il programma stiamo cercando di buttarlo giù avvalendoci dei suggerimenti di dei comuni cittadini, cioè noi stiamo invitando noi stessi a scrivere, perché poi magari il tecnico la rende un'idea e una proposta congrua a quello che la legge richiede, però è dalla base che parte l'esigenza ed è la base che poi utilizza il servizio, e quindi è in questo modo che stiamo strutturando il programma. Quindi, queste votazioni che ci saranno, vi vedranno in prima linea, ci sarà un'alleanza, andrete avanti da soli, cosa comporta per il Movimento 5 Stelle la presentazione? Allora, noi abbiamo le nostre regole, è quella che chi si presenta e chi è certificato nelle liste elettorali deve essere pulito, uh-huh, anche nel casello giudiziario. Quindi noi con la vecchia politica non vogliamo avere nulla a che fare, perché non vogliamo mischiarci, imbragarci in questo sistema che è molto corrotto. Sui contenuti possiamo discuterne, assolutamente siamo aperti ai contenuti. Ai tavoli di confronto siamo aperti. Certo è che se c'è un gruppo di cittadini onesti che vogliono sposare il metodo del movimento, perché no? Alleanze? Siamo aperti. L'alleanza, beh, diciamo che... Ma l'alleanza, le ripeto, il movimento è un metodo, uh-huh, è un metodo, e c'ha delle regole. Se rientriamo nelle regole, qual è il problema? Un po' vago, però. Un po' vago. Marianna? Sì, non entro nel dettaglio. No, vabbè, no, parliamo d'altro. Parliamo del centro storico. Il centro storico di Eboli in questi giorni sta vivendo un po' delle ispezioni, delle visite, sembra, da diversi gruppi. Interlocutori politici. Ho potuto leggere qualcosa. Il centro storico è una delle nostre risorse, sicuramente una delle cose... Diciamo che sono 30 anni che dicono che il centro storico è una delle nostre risorse. Sicuramente, dalla 219 in poi, dal terremoto, è crollato tutto. Io ci sono cresciuta quando ero adolescente perché mi piaceva girare per quei vicoli e per quelle case diroccate. Poi, scusami un attimo, il problema dell'Eboliano medio, scusami, è quello che vuole rivivere il centro storico sempre in base a quelli che sono determinati ricordi. Giustissimo, perché io sono nato nel centro storico, vivo tuttora nel centro storico e conosco qual è la realtà e tutte le varie problematiche. E quindi chi è che è uscito fuori dal centro storico non può, a mio avviso, ritornare nel centro storico nel momento in cui viene fatta una semplice rappresentazione, perché c'è una festa di 3 giorni, cioè tu vieni là per 3 giorni, vieni nel centro storico, vieni a rivivere quelle che sono state, insomma, che è stata la tua fanciullezza, dici qua c'era questo, qua c'era quell'altro, poi vai via, il centro storico, dopo che per 3 giorni, diciamo che si è vivacizzata, ha avuto quel colpo di fulmine e poi muore per altri 350 giorni. No, il centro storico sicuramente vede delle persone che risiedono e che hanno delle problematiche, suppongo abbiano la principale problematica è quella del parcheggio o anche quello della sicurezza, considerato che... Sicurezza senza dubbio, spazzatura senza dubbio, illuminazione, anzi diciamo che qualche mese fa, fortunatamente dopo 12 anni credo, sono venuti a pulire i lampioni, 12 anni sono venuti a pulire i lampioni. La sicurezza, che hanno anche montato delle telecamere, no? Non so se funzionano. No, non funzionano. Non so se funzionano, però diciamo che sono state montate. Sì. Soldi pubblici. Non ne ho idea, no, può darsi pure che funzionino, però ripeto, i residenti, insomma, molti dicono io che non vedo, continuo a vedere spazzatura buttata dappertutto, è una battaglia continua. Il centro storico ci deve servire a varie cose, deve servire ai residenti affinché abbiano una casa dignitosa,
deve servire alla collettività, perché è un posto in cui se porti qualcuno nello stato in cui versa piace, se lo risolvi, se lo migliori, se ci crei, come dicevamo prima, un luogo in cui magari l'artigianato prevalga insieme con la ristorazione, se insomma magari valorizzi il museo archeologico nazionale che è lì. Quello è un museo dove appunto libero accesso, perché è gratuito, però credo che ci siano forse buritani che non sanno neanche del No, infatti, così come la mediateca e la biblioteca, cioè voglio dire, noi abbiamo talmente tanti di quei servizi, però che sono lì a disposizione forse di pochi, o a disposizione sicuramente non di tutti, perché io ho un figlio quindicenne che nel corso della sua vita scolastica nessuno ha mai pensato, dalle scuole materne alle elementari, alle medie, alle superiori, di dirgli che ad Eboli c'è la mediateca o c'è la biblioteca. Cioè, voglio dire, si accontentano della biblioteca scolastica, guarda, io scuola tal dettagli, ho la biblioteca intitolata, ma il fatto, ma magari se tutti confluissero nella biblioteca comunale, che ce l'abbiamo già, la paghiamo, ci sono delle risorse, ci sono sempre le solite cose, cioè ci sono le persone fatte apposta per farla funzionare. Allora, insomma, questo è sempre il solito fatto emblematico. Bisognerebbe trovare un progetto adatto al centro storico, quindi magari dovrebbero produrre residenze. Bisogna costruire un progetto. Un'idea un po' particolare, anche perché il centro storico. Il comitato centro storico non esiste. Esiste il comitato centro storico. E il problema sta nel fatto che centro storico vuol dire camminare a piedi, come dappertutto. Certo. Tutti i centri storici che si rispettino si cammina a piedi. Certo. Quindi dovrebbe essere una delle prime cose che dovrebbe essere realizzata, e poi ovviamente creare il turismo. Il turismo serio, vero, certo. Non quello ipotetico degli alberghi strapini. Bed and breakfast. Strapini che non sono stanno straripando gli alberghi. Quando sono tornato, stavo venendo qua e c'era uno che si buttava dal balcone che non riusciva a uscire dalla porta. Ma pienissimo. Ma insomma, esistono tra l'altro diversi strumenti regionali per i centri storici, finanziamenti regionali, bisogna solo voler attingere e attingere nella maniera migliore. Non tanto per fare gli eventi, non per fare, per poter portare o per poter gestire determinate somme economiche. Bisogna cercare di fare sì che il centro storico si rivitalizza, si rivive, ma vive ogni giorno per 65 giorni, non solo per un giorno, perché ci sono alcuni eventi che hanno messo su anche i ristoratori, no? Ma quelli sono eventi sporadici di un giorno, sì. Lo scozzamorino è un giorno. Uno, due giorni, diciamo. Non va bene. Va benissimo, anche perché penso che i ristoratori tengono parecchio da fare piuttosto che creare eventi. Cioè, esatto. Avere un ristorante significa avere un rischio di impresa. Mi sembra tra giugno e luglio, però sono, diciamo, i famosi cinque giorni che poi vedono rivivere quell'attimo per poi morire per gli altri. Però siamo sempre lì, se non la rendiamo pedonale, noi possiamo fare 50.000 eventi, poi dopo diventa casino, non diventa un evento che può essere vissuto anche in maniera festosa dal cittadino, da chi vive dal residente. Il centro storico va vissuto in un certo modo, diciamo che per il residente che ha necessità dell'auto ha la possibilità di ma nel senso che tu, certo, arrivi dove la tua abitazione, ti fermi e basta, ma chi deve passare per il centro storico credo che sia deve totalmente da evitare, chi che vuole con la macchina che non ne fa parte, assolutamente, anche perché ed è da visitare. Anche creare poi ai margini, no? Creare ai margini del centro storico delle aree adibite, esatto, poi al parcheggio riservato soltanto per gli abitanti del centro storico, e ovviamente creare un turismo adatto dell'artigianato locale, in modo che chi viene a visitare Eboli, diciamo che portare turismo Eboli sarebbe... Perfetto, c'è il programma che potrebbe essere... No, ma infatti io sto pensando proprio questo, cioè scrivi! Anzi, io voglio precisare... Non fa per me. Inserisci i tuoi dati nel sito oppure sul Messenger, perché è nostra abitudine quello che stiamo facendo, di coinvolgere persone e inserirle in una discussione anche sul Messenger, in maniera tale che qualsiasi cosa facciamo viene anche, la discutiamo e la votiamo in modo da avere poi un'idea comune.
di avere un'idea comune. Anche oggi noi siamo qui, ma non tanto perché noi siamo l'uno in più, ma siamo semplici attivisti, facciamo parte del gruppo di attivisti deboli, mediante votazione, o di quelli che noi conosciamo, mediante votazione, hanno diritto di venire, cioè ci hanno scelto a noi, abbiamo votato, è stata aperta fino a mezzogiorno la votazione sul meetup provinciale, noi abbiamo preso più voti degli altri e siamo venuti, ma così funziona. Così funziona tutto quello che facciamo. Cioè, sì, le tue idee sono giuste e corrette. Dobbiamo soltanto, come diceva Mariana, poi ovviamente una volta che vengono presentate non vengono mai accettate. Ma le idee fanno bene alla vita quotidiana di tutti quanti. Senza idee non si può andare avanti. Però le idee bisogna anche poi anche perché trasformarle in realtà, perché altrimenti voglio parlare. Anche perché esiste un approccio che non è solo quello dell'amministrazione che deve essere diversa, l'approccio onesto verso le politiche dell'amministrazione, ma è proprio l'approccio dei cittadini che deve essere profondamente diverso. Noi per anni, per tutto questo ventennio sicuramente, abbiamo delegato e poi abbiamo detto ciao. Invece non è così che deve andare. Noi non dobbiamo delegare nessuno perché non funziona. Noi dobbiamo renderci partecipi di quella che è la vita collettiva, per cui sempre la tua proposta ha un valore e un effetto e un'efficacia. E se la tua proposta non viene accolta, tu devi guardare cosa farà il comune in luogo di quella proposta. Magari tu lo hai fatto ad oggi, però la stragrande maggioranza dei cittadini, non solo i buritani, io direi italiani, ce li siamo fregati. Sì. E qua è il risultato è sotto i nostri occhi, ci dobbiamo passare un po' la mano per la coscienza, se abbiamo la forza. Un nostro obiettivo, quello che stiamo facendo già diversi tempi, è quello di sensibilizzare a l'obiettivo questo. Fiato sul collo, perché fin quando tu li lasci liberi di decidere, e loro decidono tranquillamente, ma i consigli comunali ormai, tu. Per 3-4 ore senti gli interventi di tutti quanti, che durano 20 minuti a testa, e dicono di tutto e di più. Alla fine quando parlano, ti guardi in faccia e dici, ma canna, che non riesci a capire. Dicono di tutto e di più. Poi quando si va sul concreto, che si arriva quasi a fine, quindi verso le 11, non c'è più nessuno che ascolta il consiglio. Non c'è più nessuno, sono andati tutti quanti via. Le decisioni e là prendono, si fa il concreto, le decisioni alla fine, quando non c'è, quando più nessuno. E voi lo potete pensare. Ecco qui. Allora, qui questo, non partecipo. Perciò non ce la fai. Non riesco a sopportare più di 10 minuti la politica. Devi imparare. No, sono affari tuoi, altrimenti non è il problema di. Vedi, no, sì, indubbiamente no. Il problema della politica è che si perdono troppo in chiacchiere. Non lo dire proprio una donna. Io non ce la faccio. Io nel gruppo siamo in poche. Sicuramente i maschi hanno un vantaggio in più nel poter partecipare alla politica e hanno anche più voglia. Però sta di fatto che l'approccio proprio alle cose è sempre diverso. Io quando sto lì, allora c'ho l'ordine del giorno avanti, questo e questo. Per me i punti sono 6 e noi dobbiamo parlare di quelle 6 cose. Nei momenti in cui c'è divergenza. Invece no, si comincia al solito modo maschile. Scusatemi per la generalizzazione, non è quello che voglio, però avete più tempo a disposizione per vivere la politica, anche intesa come la chiacchiera, come il modo di arrivare a qualcosa girandoci intorno. Ci arrivate, però ci girate un attimo intorno. Bisogna andarci diretti. Almeno io così penso, sto cercando un punto di mezzo fra me e la politica. Delle 5 Stelle, delle mie colleghi che veramente mi sopportano e mi stanno insegnando tanto. No, ma quello è importante, avere delle idee, insomma, incunearsi e poi portarle avanti, importantissimo. A carro armato, direbbe a carro armato. Allora, abbiamo fatto un po' un'analisi di tutto. Ci mancano ancora tante cose, però... Avremo modo di parlare in seguito, quindi io spero che questa chiacchierata sia stata soddisfacente. Almeno da parte mia sì, perché ho conosciuto due persone molto simpatiche, quindi ad entrate. Noi da liberi cittadini non possiamo fare altro che ringraziare il lavoro che state facendo, perché una web TV in questo modo era anche un'idea che stava all'interno del movimento, soltanto ovviamente le persone che queste siamo non possiamo fare tutto di perché non si fa niente di buono, di concentrarti a fare delle cose normali, però ben vengono, ecco, attivisti che si mettono in gioco, mettono la propria faccia per far sì che la trasparenza, la chiarezza, le cose reali nel comune di Empoli, perché dobbiamo pensare che noi nel comune, noi abbiamo una ricchezza esagerata. Io non sono di Empoli, io sono nativo di Torre del Greco,
mi sono trasferita a Reggio Emilia e poi sono venuta a Napoli perché ho sposato una napoletana. Però quando sono venuta a Napoli, la prima cosa che ho visto, proprio come ottica, le miriadi di cose che ci sono, la terra fertile, il mare, quelle spiagge immense, che Rimini, che le colline, la pineta. La Pineta, le colline, il centro storico, il castello, l'Ermice, stiamo dimenticando l'Ermice. L'Ermice, io quando sono arrivato qui, che era nel 2004, mio socio, la prima cosa che mi fece fare una passeggiata sull'Ermice, perché era stata appena qui, bellissimo, io me lo ricordo ancora. Ma andiamo, cioè abbiamo queste bellezze, ma io perché a mio figlio devo, ma non per discriminare gli altri paesi, ma perché a mio figlio devo mandarlo in gita per guardare, andare a vedere il museo di Pestum, quando ci sono reperti archeologici in questo museo, che sono, non dico migliori di quelli, ma ci sono, e semplicemente portare a conoscenza, parlando, anche le scuole. Tutto. Parlando dei bambini, mi è venuta in mente, è stata una dimenticanza un po' grave del buco che noi abbiamo a Napoli, perché noi avevamo l'unico parco giochi per bambini che è stato... Adesso ci fanno 30 garage in più, dai, hanno accontentato tutti, adesso faranno 30 garage in più e risolveranno il problema. Il problema non è i 30, i 40, i 70, i quanti garage li fanno. Il problema è che effettivamente, come dici tu, prima c'era un parco giochi dove io portavo anche mio figlio, non spesso perché era mantenuto in maniera un poco spartana, però c'era l'unico, c'era il parco giochi al centro, tu scendevi da casa mia, arrivavo lì, ci facevo fare il giro sull'altalena, ok. Si è voluto fare i garage, benissimo, facciamo questi garage, c'è bisogno dei garage a Eboli, tutte queste macchine, facciamo i garage, va benissimo, perché pensare per il futuro va benissimo, però non possiamo dare i lavori in mano a una società che dopo fallisce, poco fallisce, che magari già era, se tu leggevi le carte un po' più attentamente ti accorgi che già è in difficoltà, ma non si può fare una cosa del genere. Il problema dei garage, il problema dei parcheggi, purtroppo è venuto a crearsi nel momento in cui sono stati realizzati i marciapiedi, perché noi prima avevamo dei marciapiedi con parcheggi un po' particolari a pettine, perché in 3 metri tu metti 3 macchine. Poi sono stati creati degli spazi un po' particolari, quindi in modo parallelo al marciapiede, e quindi quello che doveva essere di 3 macchine è diventato di 1, perché poi sono state ristrette. La sede viaria è stata stretta per dare più spazio al pedone, almeno doveva essere in questa maniera, ma poi in effetti neanche è stato così, perché il parcheggio che si viene a creare viene poi rotto da quelle lingue che escono fuori con questi cacciafumi particolari che hanno messo, che poi non è che servono a granché come luminare. Hanno creato un po' quella che deve essere la crisi del parcheggio. Il problema è sempre questo. Allora, io prima abitavo a Reggio Emilia, ok? Io per andare al centro storico, io parcheggiavo la macchina a un paio di chilometri, dove c'era un parcheggio comunale, dove non si pagava. Tu lì, al parcheggio comunale, salivi, prendevi l'autobus, l'autista dell'autobus, ti dava il biglietto a gratis, tu arrivavi, perché prendevi, posavi la macchina, andavi al centro, riprendevi l'autobus e tornavi al parcheggio, perché era un modo per incentivare il cammino, che tu fai marciapiedi, io sono d'accordo, fai marciapiedi pure 3 km, sono d'accordo, ma i marciapiedi devo camminarci sopra, mi devi dare la possibilità di camminarci, mi devi dare la possibilità che i bambini possano stare tranquillamente, le macchine non ci devono circolare. Allora, se è quello il motivo perché io allargare i marciapiedi, per me mi sta anche bene. Non sono stato allargato, ma hanno creato solo delle lingue che escono fuori. Ma poi rompono, perché ormai l'ottica dei lavori pubblici non è il bene comune, è semplicemente perché arrivano i soldi dalla regione per fare un determinato cosa. Qual è la cosa più veloce? Si lascia sempre un marciapiede e lo rifacciamo, ma non deve essere questo, perché questo è soltanto spreco, non serve a niente. L'ho detto prima, abbiamo rifatto dei marciapiedi che sono stati fatti 10 anni fa, 8 anni fa. Ad oggi però la questione del buco è una questione reale ed è una vergogna a cielo aperto, perché è nel centro di Eboli, dietro la scuola elementare subisce il danno di questo buco oscuro, perché da quel buco viene fuori di tutto, meglio non farlo, e quindi c'è bisogno di risolvere questa cosa, ma perlomeno si risolva. Si deve risolvere, ma si deve risolvere perché, più presto. Abbiamo chiesto al senatore Cioffi, il nostro portavoce al Senato, Cioffi,
riprendere un attimino in visione la situazione del buco, visto che lui sta in commissione lavori pubblici, e cercare di fare almeno un'interrogazione parlamentare, dove dovremmo cercare un pochettino di capire non tanto il perché sono stati fatti i garage, ma come siamo arrivati a questo punto e come possiamo uscire. Dobbiamo risolvere il problema. Allora, il comune dice che faranno 30 garage in più, e li faranno questi garage, ma facciamo questi garage. La cosa migliore. Bisogna chiudere il suo buco. Ma poi. La cosa migliore, per quanto mi riguarda, sarebbe ripristinare quello che c'era prima. Perlomeno ripristinare. Questa era la cosa molto più veloce. Se però. Però se andava a scontentare, se andava a scontentare, chi si era a comprare il garage? Ma chi si era a comprare il garage? In quelle condizioni, perché ho detto anche. Vabbè, comunque. Dobbiamo cercare di risolvere il buco, va riempito in qualche modo. Speriamo che il buco vada via. Allora, io ringrazio Marianna, ringrazio Francesco per questa chiacchierata che siamo fatti. Vi invito comunque nei prossimi mesi di nuovo a venire qui, e il Movimento 5 Stelle a fare ancora altre dichiarazioni, altre denunce, in modo da. Altri attivisti verranno. Io voglio soltanto dire, nei prossimi giorni metterò dei manifesti in tutta la città, dove diciamo semplicemente quello che ci siamo detti oggi, il nostro obiettivo, quello che dobbiamo fare e come lo vogliamo fare, è di incentivare il più possibile le persone pulite e deboli a partecipare ai nostri incontri, perché solo così incontri, oppure anche sui vari messaggi, sui vari siti di internet, perché soltanto così, con l'aiuto di tutti, possiamo migliorare la nostra città, perché se poi quello che rimane soltanto attorno agli attivisti che devono poi fare la lista per andare alle elezioni, non cambiamo nulla. Se non siamo tutti compatti, l'abbiamo detto prima, uno vale uno, dobbiamo essere tutti uniti, quindi abbiamo bisogno di chi ha idee, di chi può scrivere le idee, per chi può stare l'idea ma non la so scrivere, chi la può scrivere l'idea. E così incominciare un attimino a propagare questo verbo che deve essere la trasparenza. Vabbè. Io ti ringrazio e ti ringrazio. È stato un piacere ospitare. Grazie. Alla prossima.